L'offensiva dei soldati governativi scatta la mattina dopo. Seguendo i carri armati e i fuoristrada dell'esercito, ci infiltriamo nelle gole che porta a Malula. Le mitragliatrici e i cecchini di Al-Nusra sono asserragliati tra le rocce sopra di noi. I proiettili ci passano tutto attorno. I soldati governativi rispondono cercando di colpire le grotte sulle alture. Ma non è facile. Si avanza lentamente sotto un fuoco incessante. La situazione migliora solo quando riusciamo a raggiungere la piazza del villaggio. I miliziani cristiani baciano le croci. Giurano di essere pronti a morire per liberare Malula. Siamo avanzati di qualche centinaio di metri. Le postazioni dei ribelli sono lì sopra dove c'è il monastero. E adesso lentamente l'esercito cerca di ripulire tutta quest'area. Seguendo i soldati, ci addentriamo tra le viuzze di questo villaggio in guerra. Gli ufficiali sanno che alcuni cristiani sono ancora nascosti nelle proprie case. Alcuni sono già stati trovati ai ribelli che li hanno portati via o uccisi sul posto. Altri sono feriti e attendono soccorsi. Una donna, terrorizzata, ci corre incontro. Da una porta, si affaccia un militare a una donna ferita in braccio. I suoi fratelli sono stati uccisi sotto i suoi occhi, solo poche ore prima. Messi in salvo gli ultimi civili, i militari preparano un'altra missione, ancora più difficile. Mentre i tiratori scelti bersagliano le postazioni dei militanti al-Qaedisti, l'esercito cerca di aprirsi un varco verso il monastero di Santa Tecla. Lì un gruppo di suore, di novizie e di orfani è da giorni ostaggio dei ribelli, barricati nell'albergo sopra il villaggio. Primissima linea. I ribelli sono davanti a noi. Vogliamo buttar fuori i miliziani di Al-Nusra. Sono lì, dietro quella curva. Ora arriva una mitragliatrice. Ma il fuoco dei ribelli nascosti lassù, dietro la statua della Madonna, ci sbarra la strada. Con un altro gruppo di militari cerchiamo allora di raggiungere le suore e le orfane bloccate nel monastero di Santa Tecla. I cecchini sono ovunque. Ogni passo, ogni incrocio può essere fatale. Ora siamo proprio sotto il santuario di Santa Tecla. Ma bisogna fare molta attenzione. Il cortile e l'entrata principale sono sotto tiro dei cecchini. Dobbiamo fare il giro da dietro e correre veloci. L'eco della sparatoria tra le case di pietra e la gola rende difficile capire da che parte arrivino le pallottole. Adesso cerchiamo di entrare nel santuario. Ma aspettate a muovervi, è molto pericoloso. Mando prima i miei a controllare la situazione. Veloci, veloci! Siamo dentro il santuario. Ora siamo dentro il monastero di Santa Tecla. Siamo a poche centinaia di metri dall'albergo dove sono i terroristi. Siamo dentro il monastero di Santa Tecla. Siamo qui con le suore che sono rimaste prigioniere per tre giorni in balia di Al-Nusra. Ecco, vedete questa scena incredibile. Nel mezzo della battaglia, le suore e le orfanelle rimaste prigioniere di questa chiesa pregano il Signore.
L'atmosfera è molto triste. Spari e minacce arrivano da tutte le parti. Si combatte ovunque. Questo convento è diventato la nostra prigione. Non usciamo e non guardiamo fuori. Ma il Dio fin qui ci ha aiutato. Mentre le suore intonano i vespri, il comandante apprende dalla radio che siamo circondati e nessuno può più venire a salvarci. Possiamo solo attendere il tramonto e sperare che la strada dell'andata sia ancora libera. Le suore ci benedicono e distribuiscono a ognuno di noi l'immagine di Santa Tecla. Avete visto appena adesso questo intenso reportage della guerra in Siria del 2013, Gianmichele Sin, corrispondente di guerra, che in Siria praticamente sei stato tanto tempo, l'hai conosciuta bene, benvenuto a Community. Volevo chiederti, buongiorno. Ce l'hai ancora l'immaginetta che ti hanno dato le suore? Ce l'ho dentro il giubbotto antiproiettile, la porto sempre con me da quel giorno. Direi, perché poi sono quei dettagli che ci fanno capire che ci stavi veramente. Grazie anche per queste immagini, perché si vede che non eri su un balcone di un albergo, ma sei andato in mezzo alla lotta. Tu scrivi per il giornale e eri in qualità di inviato del giornale o hai fatto... E lavoravo anche per Rai News in quell'occasione. Accanto a te c'è un altro giornalista giovanissimo che sogna di diventare un corrispondente di guerra, che sta per tornare in Siria dove ha già svolto del lavoro, si chiama Sebastiano Caputo, benvenuto anche a te. Buongiorno. Allora Gianni, iniziamo da te, dal tuo servizio, che è un servizio datato, però 3 anni dopo più o meno lo scenario forse è lo stesso, però descrivici al momento qual era la situazione? Beh, è un servizio significativo, perché la situazione qual era in quel momento? In quel momento stavamo attendendo che l'Occidente bombardasse Bashar Assad, il regime siriano, perché quello era considerato il grande cattivo in quel momento. Adesso... E nessuno si accorgeva che a 40 chilometri dalla capitale, a Malula, un'antica comunità cristiana dove si parla l'aramaico, l'antica lingua di Cristo, Jabhat al-Nusra, un gruppo legato ad Al-Qaeda, è che in quel momento riceveva armi dai migliori alleati dell'Occidente, dal Qatar, dall'Arabia Saudita, attaccava, assediava e uccideva una comunità cristiana. Quindi diciamo che era un po' il simbolo della nostra miopia, della nostra cecità di fronte a quegli orrori siriani. Quando ho detto che il quadro non è cambiato, intendevo come risultato finale, nel senso che comunque c'è una guerra civile in atto, c'è comunque una distruzione, ci sono morti da tutte le fazioni, ci sono innocenti tirati in mezzo, però effettivamente il quadro politico è ampiamente cambiato e anche la miopia di cui tu parlavi sembra essersi corretta. Nel ricordiamoci che in quei giorni eravamo in 5 giornalisti a raccontare la tragedia di Malula e la tragedia dei cristiani soprattutto, e l'Occidente si era dimenticato dei cristiani, si era dimenticato che dalla Siria era iniziata la predicazione di San Paolo, si era dimenticata che esisteva una comunità che era nata lì, che aveva portato il cristianesimo in Turchia e poi in Europa, quindi era il fondamento anche un po' della nostra civiltà, e inneggiava solamente a dei ribelli che dovevano portare questa libertà, questa democrazia, che invece si è visto poi è sfociata negli orrori e nella tragedia e nei massacri. Ti chiedo se si era dimenticata o si era dimenticata. Beh, si era dimenticata è un eufemismo, diciamo che per molti anni, dal 2011 al 2013, si è pensato che quei ribelli potessero essere i nostri alleati e dietro a quei ribelli c'era la lunga mano di altri nostri alleati, supposti alleati, l'Arabia Saudita, la Turchia, il Qatar. Mi sono sporta per prendere il libro di Sebastiano Caputo, Alle porte di Damasco, Viaggio nella Siria che resiste. Ho fatto menzione di un tuo già precedente viaggio in Siria, dove hai scritto degli articoli che poi sono stati supervisionati, credo, da Gian. Hai fatto la postazione, dai, su. In realtà volevo chiederti qual è stata la molla a spingerti la prima volta. E qual è la molla che ti riporta lì in uno scenario per niente sicuro e molto instabile? Sì, io sono stato a settembre del 2015, quindi nemmeno troppo tempo fa. Io seguivo il conflitto siriano come cronista, l'ho seguito fin da subito, fin dalla primavera del 2011, quando è scoppiato
tutto quanto. E la cosa che mi ha colpito in questi 5 anni, perché entriamo nel 5º anno di guerra, una guerra che ha prodotto 4 milioni di sfollati, ha prodotto più di 200.000 morti, ebbene, quello che mi ha colpito è la narrazione giornalistica del cosiddetto mainstream che ne è venuta fuori, perché si è raccontata una realtà scollata da quella che poi io ho visto. Si è preferito raccontare la favola del cattivo dittatore sanguinario che massacrava il suo popolo, si è preferito oscurare le infiltrazioni terroristiche nelle prime manifestazioni sacrosante, legittime, dei primi attimi. Si è preferito chiamare ribelli moderati quelle stesse persone, quegli stessi uomini che poi hanno colpito il cuore dell'Europa qualche anno dopo. Scusami, io devo sempre fare delle precisazioni, perché poi chiaramente i vostri occhi hanno visto e le vostre orecchie hanno sentito più cose di noi. Si è preferito o non si sapeva? Nel senso, c'è una deliberata omissione della realtà delle cose così come sono? C'è un regista dietro la cinepresa che indirizza la camera dove vuole? O in realtà è semplicemente che non si è fatto bene il proprio dovere di reporter, di giornalisti? Ma io credo che il sistema dell'informazione funzioni in maniera piramidale. Se la fonte, anche se autorevole ma non per forza veritiera, racconta un fatto non verificato e poi viene ripreso a tutti quanti i media, spesso poi la narrazione non è corretta, poi quando si va sul posto spesso non è possibile che ci realtà. Troviamo nel caos. Beh, in cui ci posso risponderti troviamo con un esempio molto pratico. Dimmi. Nel settembre 2012, quando io vado per la prima volta in Siria, incontro padre Anna Jalouf, il parroco di una parrocchia sul fiume Oronte, nella provincia di Idlib. E questo parroco mi dice: guardate che quello che state raccontando in Occidente è completamente sbagliato. I ribelli sono arrivati nel mio villaggio la scorsa estate, quindi l'estate del 2011, e la prima cosa che hanno fatto è stato massacrare 50 soldati che si erano arresi, e hanno messo la testa di questi soldati sul palazzo del governo. Siamo andati noi, cristiani, a tirar giù quelle teste e a seppellire quei soldati che erano stati fatti a pezzi. Io mi ricordo che portai quella testimonianza in Francia e in Inghilterra e mi dissero che quelle cose non le compravano perché erano girate dalla parte dei cristiani che favorivano il dittatore Bashar Assad. Quindi c'era proprio uno stigma iniziale. Certo stigma iniziale, ma non ricordiamoci che la Francia e l'Inghilterra hanno premuto fino a quel fatidico 2013 per armare i ribelli e per rompere l'embargo europeo. Gian, per dare un quadro chiaro agli italiani che ci stanno seguendo da tutto il mondo, ma direi anche a noi qui in studio, oggi in Russia e in Iran si sostiene Assad, giusto? Sì. Ok. Gli Stati Uniti, gli Stati del Golfo armano i ribelli, è una semplificazione, ci siamo, cosa manca a questo quadretto? È diciamo una semplificazione abbastanza corretta, manca l'inversione di rotta degli Stati Uniti, che ultimamente armano anche i curdi, che combattono a loro volta contro gli stessi ribelli armati dagli Stati Uniti da una parte e dall'altra parte contro lo Stato Islamico, perché avanzano da nord verso... È un tentativo di metterci una toppa? È un tentativo tardivo di metterci una toppa e soprattutto di contrastare l'iniziativa di Vladimir Putin, che ha portato effettivamente per la prima volta a un cambiamento sostanziale della situazione sul terreno e ha aperto la strada a dei negoziati. Abbiamo ancora un altro servizio di Gian Michalessin, sempre in Siria, questa volta ad Aleppo, più recente, 2015, lo vediamo insieme e torniamo a commentare. Dopo 500 chilometri e 8 ore di viaggio, Aleppo ti viene incontro. Era il centro dei commerci, del turismo, dell'industria. L'assedio dei ribelli l'ha trasformata in una città di rovine. Tra i palazzi diroccati, tra le strade bersagliate dalle bombe, la popolazione si sforza di condurre una vita normale. Ma non è facile. Qui neppure l'ufficio del governatore della città è al riparo dai colpi. Guarda, i gruppi armati sono dietro a quel minareto. Siamo a 500 metri dalla prima linea. Da lì ci sparano con le mitragliatrici e ci bombardano con i mortai. Ecco qua, questa è solo una piccola parte dei colpi caduti sul palazzo. Questo è successo una mattina mentre gli impiegati stavano arrivando al lavoro. Guarda cosa succede. La donna uccisa era una nostra impiegata. Si chiamava Noor e aveva due figli.
Quello lì e quelli seduti sulla destra sono morti anche loro. Il governatore di Aleppo, ai colpi di mortaio, ci ha fatto l'abitudine. Sul suo palazzo, negli ultimi 2 anni, ne sono caduti a centinaia. Eppure, lui si sforza di vivere normalmente, come se la guerra non esistesse. Per questo, stamattina, ha deciso di farci vedere i luoghi dimenticati di Aleppo, quelli che un tempo attiravano milioni di turisti e oggi sono diventati la prima linea della guerra tra i ribelli e l'esercito di Bashar Assad. Guarda, quello è il vecchio Sheraton, ma è chiuso. Lì dietro ci sono i terroristi. Dove camminiamo adesso può cadere un colpo di mortaio in ogni momento. Vedi queste auto? Sono state tutte colpite dalle bombe che cadono qui attorno. Non possiamo fermarci troppo nello stesso posto. Rischiamo che avvisino i terroristi. Adesso vi porto in una zona un po' più pericolosa. Andiamo vicino alla moschea degli Umayyadi, ma non potremo entrarci. Ci sono troppi cecchini lì intorno. Quella tenda serve per impedire ai cecchini di colpire i soldati in questa zona. Guarda qua, dove passano i ribelli non resta in piedi niente. Adesso dobbiamo passare veloci uno a uno. Quella una volta era la sede della Camera di Commercio. L'hanno fatta saltare. Perché quelli odiano tutto, anche le nostre aziende. Siamo nel cuore della cittadella vecchia con il governatore di Aleppo e tutto intorno in furia nei combattimenti. In fondo a questa strada c'è la grande moschea degli Umayyadi e lì, vedi, c'è la cittadella. La cittadella di Aleppo la conosce tutto il mondo. Adesso lì dentro c'è il nostro esercito e i gruppi armati sono nei palazzi tutt'attorno. Qui siamo davanti all'entrata del consolato svizzero. Lì dietro c'è l'esercito siriano. Questo era un antico caravanserraglio. In questo cortile si tenevano le feste del consolato. Per ricostruire questo paese ci vorrà una quantità enorme di denaro, ma poco importa. Ogni goccia di sangue versata dall'esercito e dai civili vale molto di più di quanto dovremo spendere. C'è da dire che la voglia di normalità che il governatore di Aleppo descrive mal si concilia con quello che abbiamo visto. Di normale non c'è nulla. Beh, ma era interessante questo governatore, perché lui venne a prendermi, era un venerdì 13, tra l'altro io sono superstizioso, venne a prendermi da solo la mattina in albergo, perché i servizi segreti non avrebbero mai lasciato entrare in quella parte di Aleppo dove mi portò, aveva tra l'altro un fegato incredibile, sì, e mi disse andiamo, l'intervista con me la facciamo nel centro di Aleppo, perché voglio mostrarti cosa è diventata la mia città durante questo assedio. E quelle immagini lì le abbiamo girate, non adesso, adesso è facile, ci sono ripassato, ma le abbiamo girate alla fine del 2015, quando quelle zone erano praticamente inaccessibili, con lui che continuamente chiamato dai servizi segreti diceva ancora un attimo, tanto al massimo ci ammazzano. Quindi la voglia di normalità evidentemente, perché i parametri di normalità sì, si sono diverso. Un po' sconvolti. Volevo chiedere a Sebastiano, parlando di Palmira, si era accennato prima, abbiamo visto tra l'altro distruzione, lì la Camera di Commercio è la cosa che mi preoccupa di meno, ma insomma stiamo parlando di patrimoni dell'umanità, di arte, di luoghi storici che sono stati distrutti. Hai detto adesso liberata, però insomma penso che sia un grappolo di mine a cielo aperto. Sì, adesso in questi giorni la stanno sminando tutta quanta e i residenti che prima vivevano lì adesso stanno tornando nelle loro case e in questo momento, se parliamo di Palmira, si sta decidendo cosa farne in futuro, nel senso chi si occuperà della ristrutturazione, chi avrà l'onore di fare questo. È chiaro che ad aver conquistato questa città sono stati i russi, gli iraniani e i siriani e quindi loro gli spetta la fetta di torta più grande, sono loro che l'hanno restituita all'umanità. Sebastiano, tu torni per vedere come si va ricomponendo la situazione, però è anche vero che vedendo queste immagini girate da Gianna, sicuramente le vedrai e le hai viste anche tu, si capisce perché tanta gente poi scappi da quelle zone e arrivi fino a noi. Forse ha un senso anche diverso per noi occidentali dare
un nome a queste fughe e forse un sorriso in più a queste persone? Sì, sì, sicuramente la gente scappa perché perde tutto, amici, parenti, casa, ma soprattutto scappa perché c'è l'embargo in Siria e quindi difficilmente arrivano provviste, difficilmente arriva cibo, medicinali, e quindi questo è un motivo di fuga, chiaramente. E, quindi sì, chiaramente per questa, le prime vittime della guerra sono sempre i civili, questo è fuori di dubbio. Senti, parlavi prima, Gian, della Siria come culla, come luogo di partenza della predicazione, no, di Paolo, e quindi anche la diffusione del cristianesimo. Noi oggi come cristiani, come cattolici, siamo chiamati in qualche maniera anche a ricucire degli strappi, se fossimo, diciamo così, ligi a quello che poi il Vangelo ci chiede. Noi cristiani di Siria probabilmente moriremo tutti, ma almeno noi sappiamo chi è il nemico. Dopo di noi toccherà a voi europei, ma a differenza di noi non capirete chi vi vuole morti, né tantomeno il perché. Queste sono le parole di un anziano prete di Malula, le riportate tu? Le riportate io, me le raccontò in quei giorni a Malula, mentre guardavamo la Malula assediata. Profetico, perché profetica. Noi non sappiamo perché Bruxelles, noi non sappiamo neanche, tra l'altro, se ci sia una connessione vera, perché c'è un garbuglio intricatissimo di ragioni che poi spingono queste persone a farsi saltare per aria, a farci saltare per aria. Sì, ma soprattutto al di là delle ragioni di chi si fa saltare in aria, quello che mi ha stupito di più è stata l'incapacità di capire di chi stava a Parigi, di chi stava a Bruxelles, di come l'eccesso di tolleranza, come l'indifferenza di fronte a un fondamentalismo che cresceva anche nel cuore delle nostre città li abbia portati a reagire con sorpresa a qualcosa che in verità stava, a una cancrena che era già nel cuore delle nostre città e che aveva incominciato a colpirci da tempo. Ecco, forse quelle parole in meno di 2 anni sono diventate tremendamente attuali, una profezia tremenda. Ed è la profezia. Forse era una constatazione perché conosceva la realtà che viveva. E soprattutto la constatazione di riguarda un'Europa che non sa più riconoscere le proprie tradizioni, non sa più credere nelle proprie tradizioni e a volte si vergogna di queste, come molti spesso si vergognano di proclamare la propria religione e di raccontare che credono nel cristianesimo. In nome di un supposto rispetto. Di un supposto multiculturalismo che ovviamente poi nei fatti si rivela il grande problema che è alla fonte di questi Sebastiano. Strati. Sì, credo che bisogna fare anche un discorso geopolitico, nel senso, per anni l'Occidente ha voluto combattere il terrorismo combattendo Assad, ma quando lo stesso Assad era il primo che combatteva il terrorismo in quella porzione di territorio siriano. E di fatto i russi hanno rotto questo meccanismo, hanno deciso di allearsi con un esercito che combatte da 5 anni e stanno incassando delle vittorie, una dopo l'altra, ma lo dice la dottrina militare stessa, non puoi bombardare con l'aviazione a casaccio, hai bisogno di persone sulla terra, sul terreno, che ti danno delle coordinate dove colpire, sennò la guerra è inefficiente. Si parla tanto di fare, abbiamo fatto una puntata parlando di Turchia e quindi no, di far entrare, e non sembra neanche essere la priorità di Erdogan, la Turchia in Europa. Qui invece si sta delineando forse una Russia che si sta mangiando fette importanti del Medio Oriente e quasi forse diventa una leader di un'Europa che ancora non c'è perché la Russia ne è fuori. Beh, è una Russia che ricerca di riconquistare quel suo ruolo di grande potenza che ha avuto negli anni dell'impero sovietico, no? È una Russia che va a riprendersi le basi in Medio Oriente, è una Russia che andando in Siria ritrovi nei principali uffici dei militari che avevano studiato in Russia al tempo al tempo di Hafez Assad, che era un fedele alleato dei russi, e che quindi tornano a parlare in russo con i consiglieri militari russi. Ma questo da chi è stato permesso? È stato permesso dalla nostra indifferenza, dell'Europa, degli Stati Uniti che non hanno combattuto contro lo Stato islamico. Quindi volendo fare, scusate, una sorta di istantanea degli equilibri geopolitici al momento, lo chiedo a tutti e due, poi chiudiamo la nostra intervista. Sebastiano, inizia tu. Ma cosa si sta delineando? Allora, un'Europa debole che ancora si guarda allo specchio e dice chi siamo, che facciamo, e adesso, e vabbè, e questo l'abbiamo capito, e non ci fa onore. Dopodiché, Russia. Ma credo che gli Stati Uniti stessi lo dicano, recentemente nella rivista Foreign Affairs si parla del Medio Oriente post-americano e quindi in qualche modo gli americani stanno scegliendo di allentare forse la presa
E i russi cosa fanno? Semplicemente, come dicevamo, Putin non è un benefattore, i russi non fanno beneficenza ma tutelano i loro interessi in quella regione e di fatto occupano uno spazio geopolitico che è importantissimo. Io ringrazio Gian Michele Sin e Sebastiano Caputo per essere stati con noi. Ricordo il libro, Alle porte di Damasco, viaggio nella Siria che resiste. Grazie per le immagini, Gian, che ci hai portato, perché ci fanno veramente capire con i tuoi occhi quello che effettivamente succede. E ci trasferiamo negli Stati Uniti, tra l'altro augurandoti in bocca al lupo per il tuo quando crepi lupo, quando molto vai? Presto molto molto presto, auguri. Grazie. E attento.